Ciao a tutti, è Luca Viscardi. Vogliamo ora fare delle considerazioni conclusive su questo smartphone Nokia Lumia 620 che effettivamente ritengo molto molto interessante per prestazioni, qualità e prezzo. È un Windows Phone, quindi ha i pregi e i difetti di Windows Phone. Abbiamo recentemente fatto degli altri video sia per farvi vedere un po' di caratteristiche di questo smartphone, sia per farvi vedere anche che cosa effettivamente ci può dare in più rispetto ad un altro smartphone Android o un iOS, anche vi abbiamo detto che ci sono sicuramente dei limiti. Per quanto riguarda le applicazioni o i giochi, sicuramente su Windows Phone, pur essendo questa l'ultima versione, un Windows Phone 8, le applicazioni sono gestite in maniera ottima sia dal punto di vista della memoria sia dal punto di vista del processore, che comunque è un dual core da 1 GHz. E sì, anche sono stati risolti molti dei problemi che c'erano per quanto riguarda lo store, quindi il marketplace. Tuttavia, in effetti, sul marketplace ci sono una serie di applicazioni che per gli altri sistemi operativi si trovano in gran numero gratis e abbastanza funzionanti in maniera discreta. Per questo smartphone non sono disponibili o comunque sono a pagamento. Una per tutte, che ad esempio io uso molto, è Dropbox. Dropbox in versione gratuita non esiste per Windows Phone, esistono dei surrogati come ad esempio Boxfile per Dropbox che ho installato. È un'applicazione gratuita che permette di scaricare dei file dalla propria utenza Dropbox, ma comunque ha una serie di limitazioni notevoli, soprattutto per il caricamento. Quindi non viene ad essere una vera applicazione che permette di fare tutto quello di cui uno potrebbe aver bisogno o anche che potrebbe fare da un altro sistema operativo. Questo appunto per far presente degli aspetti negativi, così come potrebbero essere appunto altre applicazioni o altri giochini che esistono a decine gratuiti e ben funzionanti in Android, ma anche in iOS. E che in questo caso, in questo sistema operativo, sono meno presenti. Altrettanto, abbiamo presentato anche dei pregi, chiaramente. È molto migliorata la velocità di installazione delle applicazioni, la velocità di caricamento. Questo smartphone ha una memoria RAM sufficiente, ad esempio, per gestire anche Skype. Il suo predecessore più piccolo, 610, invece, aveva delle limitazioni in merito a questo. Abbiamo quindi la possibilità di installare praticamente tutto. Abbiamo installato alcuni giochini che già vi abbiamo fatto vedere in un apposito video, anche abbastanza pesanti, quindi sulla ventina di megabyte. Inoltre, che cosa dirvi ancora? Windows Phone è della versione 8. Per riepilogare brevemente le specifiche, lo schermo è un 800x480 pixel della dimensione di 3,8 pollici. Al momento siamo connessi con una connessione Wi-Fi, come vedete in alto, anche se abbiamo utilizzato lo smartphone anche con una connessione dati normale, ovviamente 3G, quindi connessione VCDMA, HSDPA e UPA, e è sicuramente molto veloce e funzionante senza alcuna, diciamo, elemento preoccupante. La gestione dei contatti è sicuramente molto buona anche per l'aggiunta di numerosi account, come ad esempio Facebook, account di Google con eventuali contatti provenienti da smartphone Android, e altri account che possono essere, oltre a quello Windows Live, ovviamente, il LinkedIn e Twitter. La fotocamera, abbiamo fatto un apposito video, vedrete anche un po' di scatti e un breve video realizzato appunto da questo smartphone. Per quanto riguarda il calendario, anche questo si può sincronizzare con gli eventi di Facebook o eventualmente con Google. Abbiamo le note applicazioni su cui non mi sono soffermato particolarmente perché chi è interessato sicuramente può già trovare degli altri video in merito, Nokia Drive e Nokia Mappe. Ricordo che qui siamo con Windows Phone 8, quindi l'ultima versione disponibile. E poi abbiamo fatto anche un breve video per quanto riguarda Office, quindi la gestione di documenti, modifica, apertura e creazione di nuovi documenti senza avere nessun tipo di grossa limitazione, anche ad esempio nell'uso di formule in Excel. E
Il giudizio complessivo è sicuramente molto buono. Lo smartphone è versatile, dal punto di vista estetico molto simpatico, molto più carino del 610. Sul retro ha queste cover intercambiabili che potete trovare negli store di vari colori, quindi sicuramente uno smartphone anche giovanile, se vogliamo. Lo schermo va a sfruttare effettivamente una grandissima quantità delle dimensioni dello smartphone, quindi è ben sfruttato tutto lo spazio. Lateralmente abbiamo tre tasti da questa parte, mentre l'altro lato è completamente pulito. Non perdetevi i video che abbiamo fatto relativamente all'inserimento di batteria, micro SIM e micro SD. In alto, jack e microfono per i video o per il viva voce. Il tutto in circa 124 grammi. Una batteria da 1300 mAh, quindi sicuramente non capientissima, ma che comunque secondo l'uso che ne abbiamo fatto ha una durata assolutamente ragionevole per questo tipo di smartphone. Ricordo che appunto lo schermo, pur essendo abbastanza ampio, luminoso e con un contrasto decisamente molto buono, non ha dimensioni eccessive come gli ultimi smartphone di altissimo livello, quindi non arriva a 4 pollici, 4 pollici 3, 4 pollici e mezzo. Essendo un 3,8 sicuramente permette un risparmio della batteria anche in questo senso. Per quanto riguarda le connessioni, comunque non abbiamo mai riscontrato problemi o lentezze. Nel momento in cui c'è effettivamente campo telefonico, la connessione per il trasferimento dei dati è buona. Tutti i servizi live di Windows, di Microsoft, possono essere tranquillamente utilizzati, a partire da SkyDrive per proseguire con tutti gli altri che possono essere di messaggistica o di trasferimento dati. Ovviamente sono state introdotte altre applicazioni specifiche, nonché anche altre impostazioni. Avevamo fatto un breve excursus su tutte le impostazioni. E decisamente sono abbastanza dettagliate. La memoria interna è di circa 7 giga inizialmente, poi ovviamente col sistema operativo e tutto già una buona fetta se ne va, ma ricordiamo che è presente lo slot per micro SD, quindi ora in questo caso non è presente, quindi ovviamente si può espandere e installare le applicazioni sulla parte esterna se uno volesse installare un navigatore, qualche altra applicazione pesante. Qualche gioco che va ad occupare qualche centinaio di megabyte, sicuramente è possibile farlo, visto che la memoria è espandibile. Quindi giudizio complessivo buono, dal mio punto di vista un grosso passo avanti rispetto all'Lumia 610 che avevo visto tempo fa, e, sia dal punto di vista estetico, ripeto, sia dal punto di vista soprattutto delle prestazioni e della capacità di gestione di molte applicazioni contemporaneamente. È chiaro che non è un vero e proprio multitasking come sempre. Nel senso che comunque le applicazioni vengono sostanzialmente, potremmo dire, frizzate in attesa di una ripresa d'esecuzione, però comunque si riescono a ritrovare facilmente e velocemente tutte le ultime applicazioni utilizzate, come vedete, ne abbiamo aperte varie nel frattempo, e qua si possono vedere tutte le ultime andando in un attimo a cliccare per ritornarci sopra. Quindi vado a concludere il video, vi ringrazio per la visione di questi focus che andiamo a fare per voi, mi raccomando continuate a seguirci per non perdervi tutti questi aggiornamenti, tutte queste analisi che andiamo a fare su smartphone ma anche prodotti di altro tipo, seguiteci sul sito web formbuys.info e sul canale YouTube. Mi raccomando fatemi piace anche su Facebook, nonché seguiteci su Twitter. Avete anche la possibilità di trovare i nostri video secondo la vostra preferenza su Dailymotion o comunque sempre su YouTube. A presto con altri video, un saluto da Luca Viscardi.